Con il numero 1 Dunguria, con il numero 2 Sava, con il numero 3 Pirotto, con il numero 4 Tutto, con Chiarina, in questo momento da parte del signor Paolo Carta della sezione di Oristano, primo assistente Marco Fagiali di Sassari, secondo assistente Mario Cano di Olbia, per dirigere questa gara in San Giacomo. Gara iniziata. Andiamo dunque in croce. Scarico all'indietro, ferma il Pirotto, palla dentro, c'è un colpo di testa, poi Valenti ha anticipato di un secondo, sta provando una semi rovesciata. Sergio Valenti, Faro, palla davanti di Ferrara a cercare la testa di Valenti per l'ottimo, Bossa, Bossa! Con la squadra di casa, Antonio Bossa! 7 minuti, 40 secondi, tempo in vantaggio, gol di Antonio Bossa sul servizio fantastico di Sergio Valenti. 1-0. Pensare qualche compagno, Bavolino, pericolosissimo, invece il pallone diretto in porta, ma c'è! Ben posizionato, scende via! Queste fasi attenzione in corso aereo, cerca lo scarico all'indietro per Ferraro, si sta preparando ad entrare il numero 13 Carbone per sostituire il giocatore uscito, intanto pallone perfetto di Ferraro per Valenti che si sistema la sfera e prova naturalmente da San Giacomo, ma lo Iac il direttore di gara, allora mette dentro, sa cercare la testa di Valenti, la cinema di spazio per sentire il compagno sulla destra, lo fa in questo momento, si risistema la difesa del tempio, operazione in velocità del San Giacomo, attenzione ancora con voi di fronte ai due avversari, non supera Milano. Ancora un buon servizio in avanti per Bossa, Bossa, Bossa entra in area, Bossa entra in area, il suo tiro libero sulla destra, Moro, fantastico, Moro spostato, si ferma, Moro può servire, adesso Bossa gli restituisce il pallone, Moro di sinistra, viene fermato ma ancora in possesso del pallone, all'indietro scarico per Pirotto, ancora un pallone deviato in corner, suo destro. La diretta in porta, lascia scorrere, fa bene, via. Allora riprova il tempo, in questi ultimi secondi ne mancano per la fine del tempo, trovare magari una soluzione, tanto qua, benissimo, Sergio Valenti a servire Sava, gol in aria! Per 2-0, con il numero 10, Antonio Bossa! Bellissima azione! Valenti, Bossa, cross in aria, Bossa, e da lì non sbaglia, e lo chiede per lui, 2-0 per il tempio, allo scadere del tempo, dice il direttore di gara, ci saranno però 3 minuti di recupero. Benissimo, a cercare la testa di Valenti che mette dall'altra parte, palla ancora al centro, ci ha provato ancora con il pallone in gioco con Valenti allontanato. Termina qui il primo tempo, prova ancora a macinare il gioco.
andato palla dentro a cercare Valenti, c'è invece la conclusione di Moro e la respinta. Palo. Mettere dentro questo pallone. Cross sul secondo pallone. C'è Valenti, colpo di testa. Già battuto Villar. Per Piriotto. Ora lui ha. Ora Villar. Ora lui ha. Tra le linee si gira bene, Aloia senza difficoltà, qui va a essere un punto per Valenti! E c'è il gol! Di Sergio Valenti, 3-0, Tempio! 3-0, con il numero 9, Sergio Valenti! Una bellissima azione anche questa, tutta velocità con Aloia, che ha dato un pallone d'oro a Sergio Valenti, ha fallito il bomber dei Galletti e dunque al settimo minuto Valenti porta il top sul 3-0. Questo è il cambio. Dire Moro in avanti per la testa di Valenti, subito a cercare Uleri e poi arriva in gran carriera Aloia. Non so molto questa gara, riesce a stare a mettere sulla destra per Sava, Sava ancora per Villar, restituisce il pallone, Sava, palla dentro! Al 19esimo